40 anni della 180, quali le tappe del cambiamento e le possibili prospettive future? Sicuramente 40 anni della 180, ma forse, come è capitato che dicesse Rotelli, ancora a metà del guado. Ancora tanto da fare, ancora tanto da realizzare. E sicuramente un percorso molto complesso e molto complicato, che deve vedere la partecipazione di tutti, non solamente degli psichiatri o degli addetti ai lavori, ma è un lavoro della cittadinanza, perché la 180 continua a rimanere un traguardo della cultura, un traguardo della cultura per tutti gli uomini liberi. Ancora una volta siamo a combattere contro lo stigma, contro la paura del diverso, contro una serie di emarginazioni di queste persone che non gli consentono la piena inclusione sociale. E come mi piacerà concludere il mio intervento, una fatica di Sisifo, portare il masso sulla montagna, ma poi rischiare che il masso rotoli e dover ricominciare da capo. Ma ricominciando da capo è che si fa progresso. Il confronto tra Italia e Serbia nasce da un'esperienza, da un progetto che si chiama Ponti di Solidarietà, che insieme con i partner serbi Caritas Italiana in Serbia stiamo al progetto iniziale, alla fase iniziale del progetto. Quindi c'è stato un primo approccio attraverso un'attività di scambio, quindi alcuni operatori nostri sono andati in Serbia per visionare e vedere un po' le strutture psichiatriche, come funziona il sistema di salute mentale, e a novembre dell'anno scorso alcuni direttori e persone appartenenti al management degli ospedali psichiatrici della Serbia sono venuti qui in Italia e hanno visionato, comunque valutato, visto il sistema di salute mentale in Puglia, quindi hanno visitato dei centri di salute mentale e delle strutture psichiatriche riabilitative del privato sociale, di cui io sono anche responsabile. È stata un'occasione molto importante, dato che comunque in Serbia ci sono ancora 5 manicomi con circa 3.000-4.000 internati. E quindi vive una fase molto delicata la Serbia, non ci sono servizi territoriali di comunità, e quindi la finalità di questo iniziale progetto, perché ribadisco siamo proprio alla fase iniziale, è proprio quello di offrire uno scambio, di cercare di sensibilizzare anche il governo serbo e le istituzioni serbe sulla deistituzionalizzazione e quindi sull'avvio di servizi territoriali di comunità per una maggiore dignità della cura del paziente. La riabilitazione psichiatrica in Cina? Perché lì la psichiatria è organizzata su grandi ospedali psichiatrici nelle grandi città, mentre sul territorio e nelle grandi zone rurali non c'è sostanzialmente assistenza psichiatrica, per cui come AIFO, Associazione Italiana Amici di Follero, insieme ad altre organizzazioni abbiamo gestito due grossi progetti di 3 anni ciascuno per avviare dei servizi nella comunità, servizi simili a quelli che ci sono in Italia, che sono, nonostante tutto, nonostante le carenze, all'avanguardia nel mondo. Questo perché la dignità umana viene garantita meglio quando si tratta di sofferenza mentale nei servizi territoriali. Poter essere visitato a casa, poter essere seguito rimanendo nella propria famiglia, anziché stare mesi o anni in un grande ospedale psichiatrico, e veramente rispettare le persone, rispettare le relazioni e consentire che non si perda quella bellezza di cui parla il tema del meeting di questi giorni. Certo, una piccola goccia nell'oceano di quella grandissima nazione che è la Cina, tuttavia posso dire di aver notato un interesse nuovo in quel paese per i diritti umani, per i diritti delle persone con sofferenza mentale, e spero che almeno accanto ai grandi ospedali nei prossimi anni fioriscano servizi di salute mentale anche nelle zone rurali per le persone più povere, più diseredate della Cina. Ci parli della riabilitazione psichiatrica in Croazia? Adesso che siamo in Europa e che c'è la globalizzazione, bisogna pensare alla persona umana. E come la pensiamo è molto importante, perché entra dentro una politica dei nostri rispettivi ministeri della sanità e naturalmente in ogni paese del mondo, e specialmente siamo sensibilizzati in Europa per queste politiche.
Italia, direi, ha avuto una grande fortuna di avere il professor Basaglia che 40 anni fa ha promosso questa rivoluzione quanto all'approccio, al modo di pensare le persone con i disturbi psichiatrici, specialmente disturbi gravi. E allora noi in Croazia purtroppo non abbiamo avuto questa fortuna come hanno avuto i nostri vicini di casa, che siete voi italiani. E allora c'era la guerra, c'era il crepuscolo, direi, della ex Jugoslavia e la nascita delle nuove nazioni indipendenti. Bisognava pensare a tanti e noi abbiamo difatti effettivamente pensato ai profughi, alla gente che ha perso qualcuno durante la guerra, poi anche di famiglie che erano state sradicate dai loro paesi, dalle loro città. Adesso c'è la cura per questi profughi, però per la gente che ha avuto danni personali, sia emozionali che materiali, e ambedue anche, è un po' in secondo piano, direi, sotto l'ombra di questi periti di guerra e le loro famiglie. Allora noi cerchiamo, alcuni di noi psichiatri, psicologi, gente che si occupa di questioni sociologiche e di politiche verso la sanità in generale in Croazia, per approfondire questi approcci alla gente che soffre di disturbi psichiatrici e di fare la riforma che voi avete avuto, fortuna di attraversare 40 anni or sono, e di fare questa rivoluzione decisiva verso l'inclusione delle persone con gravi disturbi mentali a Dubrovnik. Ogni anno, con una collega di Zagabria, io organizzo già da 23 anni il simposio approccio psicologico alla gente che soffre di psicosi, perché psicologico è accentuato perché adesso i medicinali hanno preso il sopravvento in tantissimi paesi, e bisogna invece capire che la psichiatria si basa su tre pilastri. Uno è certamente medico nel senso biologico, l'altro è psicologico anche nel senso medico, e il terzo è sociale. Dunque bisogna cercare non soltanto a rimediare alla malattia, al disturbo, ma anche al reinserimento di una persona umana con certi disturbi nel tessuto della comunità. In occasione del meeting sono stati presentati il libro e la mostra di Antonio Alfiero, Diario di un nobile cavaliere. Di cosa parli nel tuo libro? Il libro nasce da una storia di visioni che io ho durante la notte, e che sono persone morte, che il libro parla anche, io vivo in mezzo ai morti, no? Parla del matrimonio, degli avvenimenti, e parla anche di molte comunità dove sono stato io, dove io spiegavo che vedevo cose strane nel castello di Mesagne, quando solo la notte ho pitturato che mi apparivano queste sagome di cavalieri e di pagliacci. Infatti il libro si intitola La città dei pagliacci e dei cavalieri, perché ne ho fatti molti, ne ho fatti. Poi alla fine il libro è nato dalla storia tra il matrimonio, i quadri e i cavalieri vissuti nella città di Mesagne nel 1200.
quando Federico II fece costruire il castello, il Palazzo Ducale vicino al Torrione. La storia nel libro che mi ha coinvolto di più è stata la cella numero 19, dove io sono entrato e ero da solo. E a un certo punto, su un tavolino di un metro di larghezza 50 centimetri, trovai un quaderno e una penna già sistemato. Non so come fu questa storia della cella numero 19, ma io cominciai a scrivere la mia storia, vissuta realmente. Questi li vedevo così come sono, e non sono un professionista sulla pittura, perché si vede, e purtroppo, diciamo, cavalieri vissuti nel 1200 avevano questa, diciamo, in Italia una divisa, diciamo, la divisa fatta in questo modo. Poi, al trascorrere degli anni, sono cambiate le divise. L'Erberto era diverso, però loro mi apparivano già del 1200, ai tempi di Federico II. Questo, il manto, diciamo, la manta, la coperta che copriva i cavalli di non sentire freddo o di quando sudavano per non raffreddarsi.